Ciao ragazzi, allora ragazzi, oggi c'è il sole, quindi il video post Juve Sassuolo lo voglio fare all'esterno, anche perché sono incazzato nero e voglio prendere di camminare, prendere aria, perché veramente a volte mi stupisco di dove cazzo stiamo finendo, veramente. Cioè, gente allucinante, la gente è proprio scema, non c'è un cazzo da fare. Allora, sulla partita c'è da dire che la Juve ha battuto il Sassuolo, secondo me, meritatamente. Per me, abbiamo già giocato un bel primo tempo. A me è piaciuta la Juve nel primo tempo. È mancato il gol. Si è sbloccato Ronaldo nel secondo. Finalmente Cristiano Ronaldo, finalmente, perché comunque ha fatto veramente il primo gol, diciamo, da opportunista, secondo un gran gol in contropiede, una grande ripartenza. Poi nel finale abbiamo preso un gol stupido. Stupido, disattenzione alla dormita, che non deve succedere. Diciamo che posso giustificare, ma non deve più succedere. A tempo praticamente scaduto, è arrivato il gol di Babacar. Tra l'altro, poi a tempo scaduto, Costa perde la testa e sputa all'avversario. Sono incazzato con Costa. Non si fa. Non si fa perché adesso intanto ti prendi 3 giornate di squalifica, perché 3 sono le giornate che prenderà, più la multa della Juve, perché sicuramente arriverà anche la multa. La cosa che mi fa incazzare è che sono partiti vari moralismi da tutti. Ora, Costa è un giocatore che oggettivamente non ha mai fatto una scorrettezza in vita sua. Ha fatto una cazzata, ripeto, ed è giusto che paghi, deve pagare, ma deve pagare, deve pagare. Però io, sentirmi fare la morale da chi ha avuto come bandiera Maradona, come vicepresidente Totti, che ha sputato a polse nell'europeo e ha fatto la carriera, l'ha passata a prendere a calci tutti gli avversari. Cioè, adesso va bene tutto, ma devo sentirmi fare la morale da chi ha l'allenatore attuale che ha messo le mani addosso all'allora vice allenatore del Tottenham durante una partita. Oppure da chi aveva Materazzi come bandiera, che era uno di quelli che andava a cercare i giocatori per fargli male. Francamente mi sembra assurdo. Mi sembra assurdo. Allora, diciamoci la verità, Costa ha fatto una cazzata, pagherà per la cazzata che ha fatto, però finisce lì. Allora, giudichiamo la persona per la cazzata, diciamo che l'ha fatta, che ha sbagliato, però non veniamo a dire robe tipo uomo di merda o cose del genere, perché stiamo parlando di uno dei giocatori più corretti che hanno giocato in Serie A. E di sicuro più corretto. Uno dei più corretti della serie A attuale, perché se andiamo a vedere allora le vigliaccate, io ti posso dire, allora dobbiamo dire che ieri Koulibaly a palla lontana ha tirato un calcione a Simeone, gratuito, non è una roba grave, però è stata gratuita, è stato un colpo inutile. Quindi allora, se vogliamo parlare delle cazzate, parliamo delle cazzate, diciamolo, però ecco, diciamo, io lo dico con cuore in mano, Douglas Costa ha cannato, ha fatto una grande cazzata, anche perché la partita era finita, e giustamente pagherà per quello che ha fatto. Punto. Finiamo lì e non facciamo moralismi, perché mi sono rotto il cazzo. Parliamoci chiaro di sentire sti moralismi, ste cazzate. Ripeto, perché se andiamo a prendere tutti gli scheletri dell'armadio, apriamo un libro che non finisce più. E vi assicuro che se volete aprire un libro con me, lo apriamo. Il problema è che io ho buona memoria. E il libro che apro io poi è lungo, è grande. Quindi dovete prepararvi l'enciclopedia Treccani. Non solo la Treccani dove c'è scritto Sarrismo, proprio tutta l'enciclopedia. Perché se tiro fuori tutti gli scheletri di tutte le squadre, ragazzi, ci vuole una settimana di video su YouTube. Quindi, Juve vince 2-1. Ottima notizia la doppietta di Ronaldo. Nota negative, il gol preso. E l'espulsione di Douglas Costa per una sua cazzata che deve pagare, però finisce lì. Non fate moralismi, perché nessuno in questo mondo, in tutti gli ambiti lavorativi, di persona, nessuno dovrebbe poter fare moralismi a un altro, perché tutti abbiamo combinato qualcosa. Parliamoci chiaro, la Bibbia dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra, e infatti non la scaglia mai nessuno. Quindi Costa pagato, Costa sbagliato, Costa pagherà. Basta, chiuso qua il discorso. Ciao ragazzi, al prossimo video.